Buongiorno. Allora, so che non carico da un botto di tempo, tipo mezzo anno. E in effetti è vero che è mezzo anno, perché è 5 mesi che ho un carico su questo canale. Per quelli che sono iscritti, sono qua, vi dico solo che io ho aperto da un botto di tempo un altro canale dove pubblico Omegle e tutta sta roba qua. Però io mi sono accorto che in questo canale, cioè, allora, ho fatto molti video roleplay con dei miei amici, ho fatto un botto di roba. E tra l'altro ho cambiato pure l'inquadratura. E quindi volevo riutilizzare questo canale in qualche modo. Non so, cioè, lo potrei utilizzare come secondo canale. O questo canale qua. Stiamo parlando di questo canale dove ho pubblicato ora qua il video. In questo canale qua, o potrei usarlo come secondo canale, o lo potrei usare solo per gaming, quindi nel mio altro canale Tateo Kunae. Ora vi lascio qua, vabbè, ve lo lascio in descrizione. Cioè, lì magari potrò pubblicare solo vlog, unboxing, che tra l'altro ho fatto un botto di unboxing di questa roba qua della Octopus, che vi lascio qua tutta la mia collezione della Octopus in descrizione, che devo ancora aggiornare. Ora ve le faccio vedere tutte. Poi ovviamente ho anche altre maglie, però cioè questa qua, allora questa qua è la mia preferita di tutte, perché è una limited edition, quindi non la trovate più proprio sul sito della Octopus, perché è una limited edition. E infatti qua con la stampa qua dietro di Gumball, qua la scritta taglia L. Io delle maglie prendo sempre taglia O, M o L, pochissime volte XL, tipo solo una volta, perché così almeno mi staranno pure quando cresco. Quindi questa qua mi starà sempre, come tutte le altre che ho preso. In questi giorni mi dovrebbero arrivare altre 2 o 3 maglie della Octopus, forse ci farò un video unboxing sul mio altro canale, come ho già detto prima. I prezzi sono tipo 50 euro a maglia. Questa qua è stata la mia prima maglia della Octopus. Invece qua c'ho la felpa della Octopus, 120 euro. Poi il cappello della Octopus, anche questo una limited edition. Ovviamente anche la sciarpa di Halloween della Octopus. Cioè, guardate qua. Vabbè, dove eravamo rimasti? Allora, questo canale qua, come ho già detto prima, potrei usarlo solo per il gaming, quindi Fortnite, che non lo porto da un po', da un botto di tempo, perché io non gioco a Fortnite da tipo più di un anno. Infatti forse ci farò il video dove ricomincio a giocare a Fortnite dopo tipo più di un anno. Poi magari qua porterei anche Minecraft Roleplay, che potrebbe essere una continuazione dei miei primi video di quando facevo le roleplay con dei miei amici. Cioè, non so cosa potrei portare qua, perché nel mio altro canale già porto vlog, Omegle, unboxing. Quindi qua potrei portare effettivamente gaming, perché così qua potrei avere due pubblici. Cioè, tipo, se ad alcuni piace solo il gaming, si guardano solo questo canale qua. Se ad alcuni piace tipo vedere un po' di gaming e anche un po' di Omegle vlog, c'ho sempre anche l'altro canale. E poi secondo me è meglio sempre avere due canali, uno dove porto gaming e uno dove non lo porto, così non mischio proprio le cose, perché comunque portare gaming e vlog nello stesso canale è un po' una cazzata. Poi non lo so cosa ci farò con questo canale. Ditemi voi cosa mi consigliate nei commenti. Comunque vi lascio qua tutto sotto nella descrizione. E niente, comunque io ho già un po' di collaboratori per fare la roleplay. Anzi, forse chiamerò proprio pure i miei vecchi collaboratori dove ho fatto le mie prime roleplay a fare la nuova roleplay. C'ho proprio i vecchi video della mia vecchia roleplay con i miei vecchi collaboratori, quindi li potrei sempre chiamare qua e magari continuiamo la roleplay. Comunque, se c'è qualcuno nei commenti che è disposto a venire qua nella nuova roleplay, scriva nei commenti, che poi gli do tutti i miei contatti. E comunque magari forse ricaricherò alcuni video del mio nuovo canale Tateo
su questo canale, cioè, quindi potrei eliminare alcuni video che ci sono sul mio altro canale, che forse non sono proprio adeguati a quel canale, li ricarico qua su questo canale qua, anche se saranno vecchi di 2-3 mesi, ma è per riorganizzare un po'. E comunque se ricarico un video molto vecchio dall'altro mio canale a questo, comunque ve lo dico che è un vecchio video, anche perché si noterebbe. E quindi, boh, ditemi se volete venire nella roleplay. Di.